Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di InformAnto. Oggi parleremo di elettricità statica. Beh, che cos'è l'elettricità statica? È l'accumulo superficiale localizzato di cariche elettriche su di un corpo. Può verificarsi sia in un materiale conduttore che in un isolante. Si tratta di un fenomeno naturale, o meglio, è la forma che l'elettricità assume in natura. Beh, quando possiamo vedere gli effetti dell'elettricità statica? Vi è mai capitato di prendere la scossa allo sportello? O mentre toccate qualcuno avete fatto scintille? Oppure quando vediamo un fulmine o un lampo? Tutto questo è la dimostrazione di quanto l'elettricità statica può essere davvero molto molto potente. Oggi che abbiamo bisogno tanto di energia, questa potrebbe essere la soluzione più green che potremmo avere. Ma come possiamo fare a catturare l'elettricità statica? Guardate questo video dove vi faremo vedere come abbiamo costruito un cattura elettricità statica. Tutto questo e molto altro dopo la nostra bellissima sigla. Vediamo tutto quello che ci serve, questo tessuto in poliestere al 100%, poi prendiamo un bastone, potete prendere anche il bastone di una scopa, il legno, poi anche del nastro isolante, questo nastro di alluminio e adesivo, delle forbici, un cavo elettrico, delle forbici da elettricista, dei diodi, un saldastagno con il suo rotolino di stagno, un morsetto elettrico e della colla a caldo. Penso di aver detto tutto, di aver ricordato tutto. Allora, intanto vi faccio vedere questo bastone, vedete? È un bastone di legno e noi l'abbiamo avvolto con questo nastro isolante. Ecco, lo metteremo qui, creeremo una specie di bandiera. Questo qui è un tessuto, come dicevo, poliestere al 100%. L'abbiamo piegato in quattro parti. Cominciamo a estrarre il rame da questo cavetto elettrico. Il rame è un ottimo conduttore e ci servirà poi per catturare l'energia elettrica statica. Quest'oggi non sono da solo, avrò un aiutante che mi aiuterà a cucire il rame in questo panno. Quindi vi serve anche un ago. Ecco, l'avevo dimenticato all'inizio, vi serve anche un ago. Allora, cominciamo a cucire due parti di queste quattro. Ecco, comincio io, poi passo la palla alla mia assistente, che è molto più veloce di me a cucire. Bisogna stare attenti. Allora, proprio a metà di questo panno, ecco, fate un segno con la matita, fate qualcosa in modo da andare sempre a dritto. Io userò questa indicazione. Cominciamo a cucire due strati di questo tessuto piegato in quattro. Allora, due strati li cuciamo insieme. Ecco che la mia assistente mi aiuta, ci vuole un po' di pazienza perché anche il filo di rame non si presta per le cuciture. Abbiamo tolto la copertura di plastica del cavo elettrico e abbiamo preso due dei fili che erano contenuti all'interno. Non lo fate con un filo solo, ho provato con un filo solo ma si è bruciato. Quindi avvolgete due fili insieme e poi li cucite, ok? Allora, questo è il primo di vari esperimenti che faremo per poter creare un cattura energia tale da poterci permettere di utilizzare questa energia. Almeno noi intanto stiamo cercando di catturare l'elettricità statica, poi vedremo come sfruttarla. Abbiamo cucito le due parti insieme, due parti di quattro, mi raccomando, questa qui è una cosa importantissima.
Ok, adesso abbiamo finito, prendiamo un altro filo e lo mettiamo sopra il tessuto, lo appoggiamo sul tessuto e per fermarlo userò questo nastro di alluminio. Questi nastri d'alluminio adesivi li potete trovare in qualsiasi rivendita o nei grandi magazzini. E questi nastri sono nastri ad alta temperatura, si usano più che altro quando si deve fare qualche riparazione nelle canne fumarie. Ok, quindi ne mettiamo uno, sotto abbiamo messo già il filo e questo qui invece lo mettiamo centrale in modo da poter coprire la cucitura che abbiamo fatto con il filo di rame. In fondo lasciamo un po' di filo di rame perché poi salderemo un diodo. Poi vi spiegherò anche a cosa servono i diodi. Ok, giriamolo al contrario. Ricominciamo a fare una cucitura, ma stavolta cuciremo solo una parte. Quindi ne resterà una senza cuciture. Una resterà come un isolante tra le due. Mettiamo il filo sempre centrale fino in fondo. Questo filo centrale che abbiamo finito di cucire, dovrà essere collegato con il filo centrale che abbiamo cucito dall'altra parte. Quindi lo colleghiamo, dopodiché lo nastriamo e lo copriamo con il nastro. Ok, abbiamo cucito centralmente una sola parte delle quattro, ok? E adesso mettiamo il nastro d'alluminio. Mettiamo un altro filo anche sul laterale. E alla fine formeremo una S. Se avessimo lo spazio per poterla aprire completamente, vedremo una S. Ok, abbiamo creato un circuito su tutto questo panno. Adesso, in queste altre parti non mettiamo il filo di rame, mettiamo solo del nastro. Adesso qui in fondo, come vi dicevo, abbiamo lasciato il filo più lungo da tutte e due le parti e adesso qui metteremo un diodo. Cosa sono i diodi? I diodi sono dei componenti che mandano l'elettricità solo da una parte, non la fanno entrare dall'altra, la bloccano. Quindi, per forza di cose, l'elettricità seguirà un percorso perché non potrà tornare dall'altra parte. Quindi verrà mandata solo da una parte di questo filo, di questo circuito.
Anche qui saldiamo un altro diodo, stando sempre attenti alla direzione dell'elettricità, in modo che i due diodi siano sulla stessa direzione, manterranno l'elettricità che si accumulerà sempre nella solita direzione. Risaldiamo con un po' di stagno. Qui metteremo del nastro di carta e disegneremo anche lì una direzione. Ok, quindi abbiamo finito la parte esterna, adesso ci dobbiamo occupare della parte interna. Anche della parte interna, nella parte interna ci sono, vi ricordate, la cucitura delle due parti. Anche qui mettiamo un po' di nastro alluminio. Andremo a mettere anche qui il nastro a coprire la cucitura. Adesso è arrivato il momento dell'asta. Metteremo quest'asta. Faremo passare i fili da una parte. Li bloccheremo con del nastro. Useremo due tipi di nastro isolante. Uno rosso, così saprò dov'è la carica positiva, e uno verde, così saprò dov'è il polo negativo. Ringraziamo la mia assistente che mi sta dando una mano, davvero questo esperimento è un po' più complicato del solito, non avrei mai potuto farlo da solo. Quindi vi serve, oltretutto quello che ho elencato all'inizio, anche un assistente. Portiamo le due parti del filo al di fuori di questa bandiera. Nel frattempo abbiamo forato questo tessuto e lo stiamo bloccando con del nastro isolante. Poi qui metterò delle fascette in modo da poterlo bloccare ancora meglio. Ok, è arrivato il momento del morsetto. Infiliamo i due fili, chiudiamolo. Ok, mettiamo anche della colla a caldo.
Qui mettiamo i due puntali del tester e guardiamo se c'è continuità. Ecco, come vedete abbiamo continuità, vuol dire che i fili non sono interrotti, il circuito non è interrotto, quindi abbiamo fatto bene le saldature, abbiamo collegato tutti i fili. Lo provo in terrazzo, ma oggi non c'è vento. Allora facciamo una cosa, andiamola a provare in macchina. Quindi io mi metto in macchina. Ok, come potete vedere il mio tester comincia a misurare della corrente elettrica, anche se è instabile, notate, mi sta misurando della corrente, vuol dire che stiamo catturando dell'elettricità statica e me la sta misurando, ma non è tutto. Notate, abbiamo raggiunto un picco di 2,48 volt. Questo è il primo, come dicevamo, è il primo di molti esperimenti che faremo. Cercheremo di stabilizzare questa corrente e cercheremo di sfruttarla. Vedremo poi come possiamo fare a sfruttarla. Intanto abbiamo visto che siamo riusciti a catturare dell'energia elettrica. Straordinario. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.